Buongiorno, buon mercoledì, siamo qui a Peschiera in Parco Catullo e vorremmo parlarvi per la pagina Facebook Tourism Peschiera di uno degli edifici che caratterizzano la storia di questo meraviglioso paese, della palazzina storica che è alle mie spalle. Come la vediamo oggi è come appare circa dal 1854, quando gli austriaci, anzi gli asburgici, decidono di creare in questa zona del paese il quartiere militare. Il comando viene scelto su quell'edificio che già prima era stato comando francese in periodo napoleonico e prima ancora una villa gentilizia. Come lo vediamo noi oggi è come è apparso negli ultimi 150 anni, in forma neoclassica, con i classici colori degli edifici militari austriaci del tempo, ovvero l'edificio è color ocra con le finestre verdi. Era l'appartamento del comandante della fortezza o del più alto in grado che in quel momento fosse transitato per queste zone. Al primo piano vi erano i saloni di rappresentanza, al piano a terra due appartamenti per ufficiali inferiori e tutta la parte della fureria, tra cui anche la cassa, il tesoro, ovvero l'ufficio pagamenti per la guarnigione. Come lo vediamo adesso in stile neoclassico, riprende l'architettura del tempo, architettura ripresa anche dall'edificio che è alle nostre spalle, in questo momento in restauro, che è il padiglione ufficiali, che ha sempre il timpano neoclassico in mezzo. Una piccola curiosità, perché si chiama padiglione? Padiglione viene dal francese pavillon, papillon, che vuol dire farfalla. È una parola che risale alla fine del Medioevo, agli inizi del Rinascimento, quando si facevano le giostre medievali, le giostre di cavalleria, e i pavillon, ovvero le farfalle, perché erano multicolore, erano le grandi tende dei cavalieri più nobili, perciò ricordavano le ali di farfalle. Da quel momento tutto quello che erano gli alloggi degli ufficiali diventano nel gergo militare di tutta Europa pavillon, in italiano padiglione, spiegato anche il termine. Bene, l'edificio alle nostre spalle racchiude un sacco di storie interessanti. Innanzitutto ricordiamoci che dove è stato firmato l'8 novembre del 1917 l'accordo tra le potenze interalleate per resistere sul Piave dopo la sconfitta di Caporetto, quindi creare quella che poi sarà la vittoria assoluta italiana della Prima Guerra Mondiale, che è Vittorio Veneto. È un edificio dove all'interno vi è un museo che ricorda la Prima Guerra Mondiale, la sala storica che è rimasta esattamente come la vide Vittorio Emanuele III nel novembre del 1917. E credo che anche qui sia necessario un piccolo aneddoto. In questa sala è riscaldata da un camino e da una stufa. Queste stufe venivano riempite non dall'interno della stanza, ma da un corridoio che vi era alle spalle, che oggi è scomparso. Questo corridoio, durante la riunione del 17, veniva riempito da una persona di fiducia, di carbone, per scaldare appunto gli intervenuti. I carabinieri di scorta al re avevano paura che da questo tubo della stufa si potesse sentire cosa dicevano all'interno della stanza e quindi che ci fosse qualche spia pronta a riferire agli austriaci la decisione politica e militare presa. Quindi accompagnavano quest'uomo a versare il carbone i carabinieri stessi. Quando i carabinieri si accorgono e sentono che viene detto Piave e non più Mincio, si rendono conto che la difesa italiana sarebbe stata spostata molto più a est. Dobbiamo immaginare che quel giorno molto freddo e piovoso, tutta la piazza qua di fronte all'edificio era gremita di gente da tutta la zona, perciò da Peschiera, da Valeggio, da Saglionze, da Monzambano, Ponti, tutti pronti ad evacuare, perché in caso la linea di difesa fosse rimasta qui, questa zona sarebbe stata rasa al suolo dalla guerra. Perciò tutti pronti con le masserizie sui carri, pronti a fuggire verso ovest, verso la Lombardia. In particolare erano diretti verso Bergamo o Milano. Cosa succede? Che quando i carabinieri si accorgono che invece la parola chiave è Piave, salgono su quel balcone lassù in alto,
e rassicurano la popolazione che il fronte sarebbe spostato molto più a est, e quindi un grande sospiro di sollievo su tutta la popolazione locale. Perciò tutta questa zona è rimasta intatta come la vediamo noi oggi. Ecco, credo che possa anche addentrarmi in qualcos'altro, nel senso che il padiglione, la palazzina storica richiude anche una piccola leggenda metropolitana. Si racconta che in questo edificio alberghi niente meno che un fantasma, che addirittura un nome e un cognome, era il conte Calzavara Bazzoli, che questo personaggio si dice fosse stato l'ultimo gentiluomo dell'ancien regime che abbia albergato qui prima dell'arrivo delle truppe di Napoleone e durante il primo arrivo durante la prima campagna d'Italia. Questo personaggio era schifato dall'idea che sarebbero arrivati e soprattutto che avrebbero alloggiato a casa sua i Giacobini, che lui vedeva come dei mostri anticlericali, distruttori di tutto quello che era il sistema passato e antico. Quindi i francesi, seppur sequestrano casa sua, gli lasciano la possibilità di viverci insieme a loro. Lui era talmente inorridito da questo che la leggenda, perché documentazione scritta non ve n'è, lui era talmente schifato da questo fatto che si suicida sparandosi in testa. Ecco, secondo un'antica leggenda, il suo spettro girerebbe ancora tra i corridoi dell'edificio e nel ninfeo che c'è alle sue spalle, che era il luogo dove lui soleva passare i suoi pomeriggi in un ambiente più bucolico. Ecco, se volete visitare la palazzina storica, il museo della prima guerra mondiale, in questo momento è aperto il sabato e la domenica dalle 10 di mattina alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. Siamo nella parte posteriore della palazzina storica, siamo nel giardino che era il ninfeo. Alle mie spalle vediamo sul quello che era la mura veneziana, questa costruzione in pietra bianca che era parte integrante di quello che era il giardino dell'edificio nobiliare. C'è una vasca e a destra e a sinistra nelle due nicchie vi era l'antico meccanismo di pompe per tirare l'acqua dal lago per annaffiare il giardino. Purtroppo sono spariti il colonnato e il giardino all'italiana che caratterizzava l'ambiente. Rimane la passeggiata sopra la mura. Ecco, secondo la vecchia tradizione arilicense, in questo giardino si vedrebbe ancora l'ombra di Calzavara Bazzoli che cammina. Qui di fronte a noi invece il retro della palazzina storica, che ha come caratteristica principale erano le stanze di servizio, perciò c'era il ricovero per i cavalli, la stalla, la legnaia, il posto dove mettere il fieno e dove poter mettere le carrozze. Dobbiamo pensare che ci si muoveva a cavallo e in carrozza, i comandanti avevano le loro carrozze a disposizione.